Sarebbe a riposo prima di andare però in Serie C, il girone delle squadre campane. Nel prossimo servizio vi raccontiamo quello che è accaduto oggi. Parliamo di calcio femminile sul campo della Coppa Campania tra Afro Napoli e un altro team, la Dream Team, ovvero una squadra di calcio, quella dell'Afro Napoli, non è scesa in campo. Vi spieghiamo il perché nel servizio. La fantastica confettata Crispo, per il giorno più bello della tua vita. Coppa Campania di calcio femminile Afro Napoli contro Napoli Dream Team. Le due squadre si presentano sul campo, ma l'Afro Napoli decide di non partecipare al match. La squadra al gran completo legge un comunicato firmato da tutte le componenti, nel quale si spiega il motivo di una decisione così forte. L'oggetto del contendere è il capitano della squadra, Titti Astarita, che si è presentata alle prossime elezioni al comune di Marano con una lista di centrodestra. Una scelta che, secondo quanto racconta la Astarita, non è piaciuta alla dirigenza del club, che le ha chiesto di ritirare la candidatura, pena l'esclusione dalla squadra. Il calcio non ha colore politico, deve essere solo divertimento, così la calciatrice nell'appello rivolto alla sua società calcistica. Visto che la nostra società, diciamo, sposa un progetto politico diverso dal mio, ha deciso di mettermi fuori squadra qualora io non ritirassi la mia candidatura. Ho avuto solidarietà da parte di tutta la mia squadra, che quest'oggi ha deciso di non scendere in campo. Niente, io faccio un appello alla società e a tutti gli organi competenti affinché questa situazione si possa risolvere, perché il calcio deve stare fuori da ogni colore politico e deve essere solo divertimento. Questo è ciò che è accaduto oggi al campo. Io chiedo alla regia se abbiamo pronto il collegamento telefonico. Allora, al telefono abbiamo Pietro Spaccaforno, che è un dirigente dell'Afro Napoli, al quale naturalmente chiediamo il punto di vista della società dopo quanto accaduto oggi. Buonasera. Innanzitutto, buonasera. Buonasera, ringrazio Canale 21 per averci dato il diritto di replica. Per questa storia che diciamo non ha niente di così importante, l'ex capitano dell'Afro Napoli femminile, Titti Astarita, per questioni di vita non sposa le politiche societarie dell'Afro Napoli, politiche che sono sempre sotto gli occhi di tutti e che quindi valorizza lo sport per quello che è, per quello che è l'inclusione, l'aggregazione, l'uguaglianza, candidandosi purtroppo nelle liste della Lega di Salvini. Questo ha portato e ha fatto sì che non potesse far più parte dell'Afro Napoli United. Questa comunicazione la volevamo fare venerdì con tutta la squadra, la dirigenza dell'Afro Napoli è ancora in attesa che si presentino a una convocazione ufficiale. Molto semplice. Peppe, che vuoi dire? No, guardi, non mi pare molto semplice. Io sono veramente esterrefatto perché pensavo fosse stata più una diatriba e una bega interna. Cioè, lei sta dicendo che per ragioni politiche è stata esclusa questa atleta dalla sua compagine societaria. Cioè, mi pare una contraddizione totale con quello che è il vostro progetto di inclusione che tanto interesse ha avuto. Allora, cioè, l'inclusione vale soltanto per i migranti che vengono in Italia e non per gli italiani e le italiane che la pensano in modo diverso. Sinceramente mi pare una scelta perlomeno contestabile che io assolutamente non condivido e che stigmatizzo. Spero di aver capito male, ma temo purtroppo invece che sia proprio così. Cioè, lei è stata esclusa per un'idea politica. Dalla vostra... Lei è stata esclusa per manifesta incompatibilità con le politiche societarie dell'Afro Napoli. È molto difficile. Qual è l'incompatibilità? Scusi. L'incompatibilità è appunto le politiche societarie dell'Afro Napoli fanno sì che dal campo fino a fuori dal campo si sviluppino
si sviluppi aggregazione attorno a mondi differenti e propone l'uguaglianza e propone l'avvento della diversità. C'è qualcosa in questo nell'ex capitano della Pro Napoli che purtroppo non funziona, perché candidandosi tra le liste della Lega Nord di Salvini, che propone politiche totalmente contrarie al modello Afro Napoli, a quello che vuole proporre l'Afro Napoli, c'è una manifesta incompatibilità. Noi volevamo comunicarlo, le ragazze non si sono presentate nemmeno al confronto e in verità appunto noi le stiamo ancora aspettando. Io credo, guardi, Spaccaforno, che l'incompatibilità ce l'abbiate voi con l'organizzazione sportiva. Io spero che queste valutazioni siano state ascoltate, lo saranno sicuramente dai dirigenti della federazione, della Lega, perché io credo che se si ragiona così in Italia non si va da nessuna parte, eh. Cioè, ma l'idea pensa, che, cioè l'idea che un migrante possa fare sport e attraverso lo sport possa integrarsi, è un'idea bellissima. Non dire poi una ragazza che la pensa lei in modo diverso da voi politicamente viene esclusa, questa mi pare una follia, è una follia. Io spero che venga immediatamente sanzionata questa presa di posizione della società e che si prendano provvedimenti severi, perché a questo punto dubito pure sulla serietà del vostro progetto di integrazione e di inclusione, se mi permette, perché se l'integrazione è questa, se l'inclusione è questa, io non ci sto, non è questa l'Italia che vogliamo. Allora, se voleva offendere, lo diceva prima dottor Ianicelli. No, io queste cose le dico pubblicamente. Cioè, se questa è l'inclusione, se questo è il vostro modello di inclusione, se questa è l'Italia che volete, io non ci sto per tutta la vita, per la mia storia politica e per la mia dignità. Mica solo tu, Pedro. Dottor Ianicelli, posso parlare? Ma certo, prego. Sì, prego, Spaccaforno. Allora, è molto semplice. Noi non pensiamo, come ha detto l'ex capitano della Afro Napoli, che lo sport non deve avere colore politico. Lo sport ha dei valori che vengono portati anche politicamente, vengono portati fuori i valori che noi proviamo a dare in questa società, che oggi con per esempio 200 bambini migranti fuori dalla mente delle scuole elementari, oppure persone che vengono buttate fuori di casa, noi a questi valori ci crediamo, noi siamo dalla parte dei più deboli e dei più poveri. Se c'è un elemento dell'Afro Napoli che si candida alle elezioni comunali, in questo caso penso addirittura sia solamente una questione per raccattare voti, con la lista di Salvini, questa persona manifesta un'incompatibilità. È molto semplice, non è la prima volta che succede, sicuramente non succede né tanto nel calcio dilettantistico, ma tante altre volte è successo. In altre società tanti calciatori sono stati cacciati. Come se lo spiega il fatto politica. Che tutte le atlete hanno firmato il foglio per non scendere in campo? Questa è una cosa che deve far riflettere. Noi di questo comunicato appunto che hanno comunicato oggi non ne sapevamo niente. Se hanno firmato tutte le atlete ci sarà un motivo, no? Non condividono il vostro programma, problema. Il vostro progetto quando hanno firmato un foglio del genere. Chi ha giocato lo sa, quando vai in una squadra, in una società, sposi il progetto. Se sei allora dovrebbero andare, vanno via tutte le atlete perché per firmare un foglio del genere non sono d'accordo con la politica della società. Domani con un comunicato ritireremo la squadra dal campionato femminile. Mi sembra il minimo, perché sicuramente avrete delle sanzioni, come diceva Iannicelli. Certo, ma noi prendiamo tutti i provvedimenti per un errore che abbiamo fatto. Dunque, pensando che chi sia vicino a noi abbia lo stesso nostro pensiero e sappia trasformarlo. Evidentemente non è così. Questo è un errore nostro. Noi ne pagheremo sicuramente dei provvedimenti da parte della federazione. Io spero che la federazione ritiri immediatamente l'affiliazione alla Afro Napoli, perché voi state facendo razzismo al contrario. Certo. Lei ha appena detto che 200 bambini migranti, ai quali va il mio affetto, il mio benvenuto, io sono figlio di migranti, pensi un po', cioè mio padre a 17 anni ha preso una nave e è andato in Venezuela, si figuri se io non sposo la causa dei migranti, certo, nel rispetto delle regole e della sicurezza. Attenzione, delle regole e della sicurezza, quelli sì, l'interno. E queste ragazze che la pensi in modo diverso viene sbattuta fuori, ma questa è follia, questa è l'Italia che non vogliamo. Attenzione però, non vi accavallate, altrimenti non riusciamo a comprendere. È un problema tutto suo. Io sto dicendo che noi siamo al fianco dei più deboli, che siano migranti. Voi siete al fianco di chi vi fa comodo. Voi siete al fianco di chi vi fa comodo. Lei ha un problema, non capisce la manifesta, il concetto. Io capisco benissimo e temo d'aver capito, speravo di loro. Non c'è niente da voi siete razzisti al contrario, altro che integrazione.
Io la ringrazio per questo. Voi siete razzisti al contrario. E spero che la federazione vi cacci via immediatamente. Io non la reputo un giornalista, quindi per piacere non provochi. Io sono un professionista, è una storia professionale, è una dignità che lei questa sera sta distruggendo per tutto lo sport in Campania. Probabilmente l'ordine la dovrebbe cacciare a questo punto. Sì, sì. Io spero che domattina venga ricacciato di voi dalla federazione. Che lei travisi quello che io dico. No, no, lei è stato chiarissimo. È palese. Ad ogni modo è palese che lei sta cambiando la mia versione dei fatti. Io le sto dicendo una cosa e lei invece ne inventa un'altra. Io non voglio fare polemica, questa è una storia già chiusa. Cioè non, quindi questa storia credo proprio di no. Iannicelli ha espresso il suo pensiero, è libero di farlo. Ma come dire. Fa a essere chiusa la storia se la squadra è solidale con il suo capitano? È chiusa come? Cioè che ritirerete la squadra al campionato femminile? È chiusa così? È chiusa così. Certo, in verità le dico, visto che il confronto venerdì sera con la squadra non c'è stato perché non si sono presentate a una convocazione ufficiale e perciò le ripeto, noi le stiamo ancora aspettando per parlargli, noi domani tranquillamente dopo questa butata, magari forse probabilmente butata. Per accattare dei voti, sì, mi sembra davvero una butata, questa protesta finta quando non ti presenti a una convocazione ufficiale che si fa la società, poi ti presenti sopra al campo. Mi sembra davvero... Ma come fa a definire la butata? Ma lei si rende conto di quello che dice? Certo, ma lei sta bene stasera? Lei sta facendo butate? Lei sta creando un caso nazionale di dove si discuterà tantissimo e lei la chiama butata? C'è una squadra che scusi, lei deve essere educato, perché io l'ho ascoltato. Io sono educatissimo. Io fino ad oggi non ho detto, fino adesso ho detto una parola. Adesso lei mi fa parlare e sta zitto, ok? Certo. Che noi la stiamo ospitando, quindi lei in casa mia... è un ospite e si comporta da tale. Io l'ho ascoltata e mi fa parlare. Ora la sto ascoltando. Lei non deve parlare di butate perché lei ci sta prendendo in giro con questa parola. Qua c'è una squadra che si è stretta intorno al suo capitano e si è rifiutato di scendere in campo. Se lei non capisce la gravità di questo fatto, lei stasera sta facendo un danno al calcio italiano, campano e al suo progetto. Lei sta buttando nel cesso il suo progetto di integrazione, dottor, per suo razzismo, perché lei doveva accettare un capitano che la pensa diversamente, l'anno prossimo vi sareste divisi. Ma questo che lei sta facendo è un danno, perché la squadra ha scelto il capitano, non voi, e quindi lei deve capire che dalla parte del torto. Posso? Prego. Non sono davanti alla televisione, non so chi sta parlando. Sono Chiariello. Ah, salve, dottor Chiariello. Allora, io ho capito tutto quello che lei sta dicendo. Non parli di butade, però. No, io penso non che non sa neanche il significato di proprio perché, visto che la squadra non si è presentata alla convocazione ufficiale venerdì, domenica ha voluto presentarsi sul campo e leggere un comunicato che alla società non è stato nemmeno inviato. Ma voi avete fatto una cosa gravissima! Ma posso dirle che la prima cosa è gravissimo, l'Appa Napoli abbiamo ospitato qui, il vostro progetto era bellissimo, l'avete buttato nel cesso. La prima cosa vi rendete conto o no? Ma può evitare di urlare, io sto parlando ma io sono indignato per quello che avete fatto, proprio perché voi avete creato un progetto bellissimo. Io sono dispiaciuto che chi ha approcciato al progetto Afro Napoli non ha capito quali erano i veri valori dell'Afro Napoli. Che purtroppo questa ma cosa non ha capito i veri valori della Napoli, è lei che li sta buttando nel gabinetto. Perché se lei propugna valori di integrazione, lei deve anche accettare la diversità di pensiero. Io avessi accettato un capitano che la pensa diversamente da voi, avrebbe dato una lezione di democrazia. Fino a quando questa diversità di pensiero è solidale con la mia, nel momento in cui non lo è, non la posso accettare. Perché chi non accetta la diversità di pensiero è una persona pericolosa. Dottor Chiariello, lei deve accettare la diversità di pensiero. Mi sembra davvero eccessivo. Io non voterò mai Salvini. Combatterò sempre Salvini, ma consentirò sempre a chiunque di poter partecipare al progetto di Salvini. Perché la democrazia è questa. Dottor Chiariello, è sempre dottor Chiariello, scusi. Sono sempre Umberto Chiariello. No, perché lo sentivo troppo. Sono ligato, sempre. Va bene, io le ripeto, domani un comunicato ufficiale della Pro Napoli. Lei domani fa un comunicato in cui chiede scusa la squadra, e fa giocare la squadra e si comporta da uomo. A lei
chieda scusa! Ma dottore, perché il progetto Afro Napoli è troppo Chiarillo. Importante per fare queste dottor cazzate! Chiarillo. Dottor Chiarillo, però io sono chieda ancora scusa. Tranquillo. Dottor Chiarillo, e il capitano sono... vanno integrato perché dottor... ha diritto di pensarla diversamente da lei. Ma dottor Chiarillo, noi abbiamo il diritto di pensarla come la vogliamo, come lei sta dicendo, e noi la prendiamo in questo modo. Ritirando la squadra, e che figura ci fa? Ma si rende conto di quello che non dice? Non fa niente, ce ne prenderemo le responsabilità. E infatti, in questo mondo sta prendendo le responsabilità, dottor Chiarillo. Figura, per favore, ma lei sta Spaccaforno, grazie calma, per essere intervenuto. Lei sta facendo una brutta figura. La ringrazio. Ringrazio tutti, mi dispiace. Prego, prego. Io non la ringrazio per quello che sta facendo. Nulla, guardi, questa vicenda mi fa pensare poi va qui allarghiamo il discorso. Ringraziamo ad ogni modo per aver accettato di parlare telefonicamente con noi. Io credo che questa storia succederà un casino nazionale, perché non può passare lì una cosa veramente paradossale questa situazione. Detto questo, quindi non abbiamo molto per dibattere. Ma abbiamo, credo, fatto abbiamo una dato buona... un po' ampio spazio. Ma perlomeno abbiamo capito che sono convinti proprio di quello che stanno facendo. Sì, ritireranno la squadra. Andiamo a vedere che cosa è accaduto. Tutti i gol delle campagne.